quasi 20 anni e vivo in Emilia-Romagna. Nella mia regione, se ho voglia di leggere un libro o devo studiarmelo con calma, posso contare su più di 400 biblioteche comunali, ma io poi ci vado anche solo per vedere gli amici. Se mi mettessi in testa di ricostruire la storia della mia via o del mio quartiere, più di 300 archivi mi aiuterebbero a farlo. Posso entrare in più di 500 musei e viaggiare con la fantasia, tra le scoperte degli archeologi e le opere create dagli artisti del mio tempo. E se voglio camminare nel verde, mi aspettano quasi 100 tra parchi e giardini e tanti alberi meravigliosi, così antichi e rari che li chiamano monumentali. Qui, in Emilia-Romagna, abbiamo qualcosa di unico. È un istituto che si occupa di tutto questo patrimonio, da Rimini a Piacenza. Lo ha censito, lo ha catalogato, se ne è preso cura. Ne ha fatto una rete che tiene uniti gli archivi, i musei e le biblioteche. In un colpo solo posso cercare online un prezioso oggetto d'arte, un libro uscito di recente o un documento antico. Persino l'immagine di un grande albero o di un piccolo fiore. L'Istituto per i Beni Culturali è nato nel 1974. Lo ha voluto la Regione, l'unica a farlo in Italia, poco prima che lo Stato creasse un ministero dallo stesso nome. Chi ha dato vita a questo esperimento si è impegnato a percorrere il territorio e ad esplorarne con lo sguardo gli orizzonti, anche quelli meno conosciuti. Così, per molti ragazzi della mia età, cominciò allora un'avventura di ricerca e di lavoro. Un patrimonio di conoscenze, messo a disposizione di tutti. Una storia che oggi l'IBC racconta ancora.